Beh, sicuramente è un'emozione enorme per me perché ci sono cresciuto fin da piccolo. So che sarà difficile, come prima edizione voglio correre nella categoria Malmotò, che è quella senza meccanico, senza assistenza, quindi dovrò fare tutto da solo, avrò la tenda, una cassa di attrezzi e qualche ricambio, insomma, e dovrò sistemarmi la moto e cercare di arrivare in fondo con le mie forze, però secondo me questo è il vero spirito della Dakar. Dopo 18 anni il cognome Meoni tornerà nell'elenco dei partecipanti della Dakar. Non accadeva da quando nel 2005 il campione Fabrizio Meoni perse la vita in un incidente durante la Parigi-Dakar. Lui la gara delle gare l'aveva vinta nel 2001 e nel 2002. 5 km ancora, poi la liberazione. Eccolo lì, è l'arrivo! Il figlio Gioele, che oggi ha 31 anni, tornerà a correre la gara in sella ad una KTM. Parteciperà alla gara che per lui ha sempre rappresentato un sogno fin da bambino, ma soprattutto per raccogliere fondi da destinare alla fondazione che porta il nome del padre, per portare avanti la costruzione di una scuola proprio nella periferia di Dakar in memoria della sorella Chiara, scomparsa all'età di soli 18 anni per un male incurabile. Sicuramente vorrei far sì che quante più persone possibili possano aiutarmi nel raggiungere l'obiettivo ultimo, che è appunto quello della costruzione di una scuola in periferia di Dakar. Quindi è un segno che voglio lasciare non in autonomia, ma con l'aiuto di tanti appassionati e di tanti amici. Dakar for Dakar è il contenitore creato da Gioele per raccogliere fondi e raccontare questa avventura, che sarà seguibile anche su tutti i suoi social network, grazie ad un'applicazione WIP che lui stesso ha creato per tutti gli sportivi. Ho detto uniamo l'utile al dilettevole e proviamo appunto a coinvolgere quante più persone possibili per far sì che la moto con la quale correrò la Dakar del 2024 venga poi venduta all'asta e con il ricavato poi andare a aiutare la costruzione di una scuola nella periferia di Dakar che sarà intitolata a nome di mia sorella Chiara che è scomparsa l'anno scorso. Quanto amore c'è, quanto seguito c'è ancora per la figura del tuo babbo, insomma un campione che ancora nei cuori di tutti gli sportivi? Beh sì, effettivamente vedo tantissime persone che si fermano alla rotonda intitolata a mio babbo qui a Castiglion Fiorentino, che vanno su al Cippo sempre a suo nome, tante manifestazioni mi chiedono le sue moto, mi chiedono insomma un ricordo e credo che insomma negli appassionati ci sia sempre questo ricordo indelebile, sia sportivo che umano. Io cercherò di portare avanti quello umano perché quello sportivo non sarò sicuramente all'altezza.